anche sto cercando di lavorare anche su YouTube, quindi andiamo. Ciao Rosy. Ciao Rosy, siete tanti, mamma mia. State creando una buona anche la professione del bacino. Continuiamo. Sollevo la zona lombare, dell'aeroporto, inspiro e espiro, cercate di lavorare spostando la colonna sul piano rigido, inspiro e appoggio. Cominciamo a portare il ginocchio destro in petto, trazionando sempre di più, ok? Spingo profondamente verso il petto. Rilasso e respiro. Mettiamo il gomito sopra la linea del ginocchio. Mettiamo il gomito sotto la linea del ginocchio. Sollevo la gamba in alto, mani dietro il ginocchio, e lavoro in flessione plantare e dorsale, plantare e dorsale. Ditemi se si sente, si sente bene, anche quando sono lontana, sto guardando da tutti i dispositivi, si sente? Nessuno mi risponde, mi pare che il volume sia regolato bene. Sente? Benissimo. Ok, grazie Laura. Bene, continuo con questo. Eravamo arrivati alla caviglia. Con la mano corrispondente prendo la bandiera e spingo profondamente verso il petto. Teniamo qualche secondo e se riusciamo andiamo anche a trazionare l'alluce. Ok, trazione l'alluce. State lì, devo riposizionare il tubo, arrivo. Di allungamento completo tra la cervicale e il coccige, ok? Quindi vado a trascinare profondamente, mettiamo il gomito sopra il ginocchio, traziono profondamente, mettiamo il gomito sotto il carico gluteo, traziono profondamente, continuo a respirare in questa prima fase. Andiamo a lavorare molto respirando in senso circolare, quindi non stacco mai l'inspirazione dall'espirazione. Sollevo, possiamo plantare e dorsale. Approfitto per fare delle lezioni, insomma, anche magari un po' più semplici rispetto al pubblico che mi segue sempre, in maniera tale che più persone si approcciano a questo lavoro. Prendo l'avampiede e spingo fortemente verso di me. Traziono profondamente, per aumentare la trazione della colonna, vado a prendere le gambe, supporto
profondamente nel sospetto. Vediamo il nostro scopo. Ora dobbiamo aprire tutte le aperture articolari che vanno eseguite prima di iniziare a lavorare. Allora, noi di solito usiamo il compendio della figura, magari a casa non lo avete particolarmente, quindi lavoriamo senza, con un cuscinetto sotto e un compendio magari sotto la testa. Vorrei sapere se la mia testa la vedete oppure no. Fate di essere dentro. Mi vedete bene? State lavorando bene? Sì? State lavorando bene? Siete tantissimi. Muovete il ginocchio al petto, respiro, cercate di respirare profondissimamente. Ok. Allora. Braccia fuori alla testa delle spalle, scendo con un'anca alla volta, vedete? Dobbiamo tenere poi l'altra mano sul ginocchio e stendere. Stendo un po' la terra e torno. Apro, cerco di aprire a 90 gradi, quindi dovrei riuscire ad appoggiare l'esterno della coscia a terra, se riesco stendo anche la gamba e vado dalla parte opposta. Inspiro in apertura. Espiro in chiusura. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Porto il ginocchio al petto. Prendiamo la nostra asta e la andiamo a terra per il libro di scapole. Inspiro, apro e respiro. Teniamo le mani alla testa delle spalle, dobbiamo usare questo secondo dio per spingere la colonna a terra e sollevarla leggermente mentre apro il filo di scapole. Inspiro e respiro. Adesso porteremo pullover, cioè appoggio i piedi, vado ad aprire completamente, quasi tocco terra, inspiro e sollevo, quindi porto le gambe della gamba corrispondente in parallelo alla linea del braccio, che sono dorsale del piede, e taglio. Continuate a lavorare spingendo la colonna a terra. Comprendo un po' quello che mi state scrivendo. Si vede tutto bene, ok? Ok. Si vede e si sente bene. Ottimo. L'unico mio cruccio che non posso vedere quello che sta facendo la famiglia. Anche se cerco di immaginare, continuo a lavorare con Eva, che paradossalmente potrebbe essere che lavori di più adesso rispetto a quando vieni da me. Continuo a capire. Inspiro, espiro, chiudo.
mente, lavoriamo con tutti i legami dalla massima fasciata e apro. Possiamo appoggiare i piedi, sollevo e appoggio. Sollevo e appoggio. Sono forte, inspiro, preparo e lungo, respirazione diaframmatica, adesso direi che il cuore è contratto, porto il diaframma in basso, inspiro profondamente. Ok. Se vediamo solo la gamba destra, mettiamo l'asta qui dietro, trazioniamo e cercheremo di sollevare l'altra gamba che scenderà in flessione dorsale e risalirà in flessione lombare. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sollevo, prendo le ginocchia un po' a petto. Respiro. Andiamo dalla parte opposta, sulla mano manuale, e scendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Torniamo sull'asta, okay. Apro un po' la presa e vado ad appoggiare i gomiti a terra. Quando porto i gomiti a terra, scenderò con le gambe 30 gradi fino a dove arrivo e sollevo avvicinandole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allora qui chiaramente andiamo a 7, 8, potete scendere poco, avendo un piccolo contempio e se avete la possibilità potete scendere un po' di più. Chiaramente prendo le ginocchia, mi metto a fatto, chiaramente anche questo qui, tenendo le gambe aperte come ascoltate, anche questo è un esercizio che va fatto con molta tranquillità. Quindi se voi non siete in grado di scendere le gambe completamente verso il basso, tenete conto che sono tutti esercizi di forza. Quindi quello che dite sempre ai miei allievi è un pezzetto alla volta, il mese dopo 10 gradi in più, il mese dopo 10 gradi in più, non vale la pena comportarsi come un super atleta. Ciao Alessandro! Ciao Alessandro! Se poi non si sa realmente lavorare in maniera precisa.
gli schemi motori di base. Perché lo schema motore di base è uno schema che va rispettato. Ognuno di noi ha il suo. Il metodo di lavoro che utilizzo è un po' di per questo motivo, non solo perché è un metodo di lavoro riconosciuto dal CONI, un protocollo di lavoro scientificamente riconosciuto, ma al di là di questo si sente che se si procede per gradi, il mese successivo si avrà subito un'intensità di lavoro ottenuta differente e di nuovo chiaramente la qualità del lavoro dipende da voi, dalla costanza. Avete reso un contesto, andiamo a fatti. Allora, vediamo quanti minuti siamo, abbiamo ancora un sacco di tempo, quindi andiamo avanti. Avevamo reso un contesto. Okay. Andiamo a creare un single leg stretch, quindi un lavoro di trazione singola, sempre spingendo la colonna un po' a terra. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Chi vuoi più bravo potrà già togliere le mani. Inspiro, espiro. Addirittura a livello superiore possiamo lavorare in questo modo. Uno, due, ognuno di voi utilizza il suo livello, ok? Quindi quando ho le persone davanti a me, conosco tutto, so tutto. So tutto anche delle persone che stanno guardando, che lo vedono un po', ma so tutto. Quindi ognuno di voi deve utilizzare il suo livello, ok? Alcuni esercizi sono molto semplici, altri possono diventare un po' più costosi a livello di schema motore, di forza, di lavoro, di respiro, quindi continuate pure. E ne facciamo due da 8 ancora. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, e stop. Prendo le ginocchia e mi porto il petto. Andiamo di un'altra metà, spingo bene il mento di un esterno, braccia fuori all'altezza delle spalle, scendo con le gambe chiuse a destra. Okay. Ricordo anche a tutte le persone che guardano queste dirette o i trattamenti di video, eccetera, che è sufficiente uno screenshot di questa visione per poi avere un buono sconto sull'abbonamento. Quindi quando probabilmente apriremo tutta questa pantomima avrete la possibilità dello sconto, abbiamo vedete sulla pagina l'abbonamento annuale con tutti i corsi, la sala tesi, eccetera, quindi avete questa possibilità. Magari in questa settimana ricordatevi di fare uno screen durante queste dirette e magari riuscite anche a passarvelo, perché chiaramente l'abbonamento della festa della donna lo faccio durare tutto marzo, perché è un'offerta che noi facciamo qui normalmente all'8 marzo e la rendiamo pubblica a questo giro per tutto il mese di marzo, e quindi passatevelo, o comunque avvisate che è necessità di rinnovare l'abbonamento, e anche se vi piacciono insomma questi video, potrete anche poi continuare ad utilizzare questo servizio, quindi tutto quello che ho fatto in palestra poi lo potete fare a casa vostra. È un impegno importante da parte mia, ma è una grossa prova generale. Farò di tutto per contrastare questa pantomima, ok? Andiamo avanti.
Ciao Caterina. Ciao Arthur. Arthur. Ciao. Ammazza, quanti siete. Ok, andiamo avanti. Ci mettiamo a questo punto, se avete seguito la descrizione, in quadrupedia. Allora, ci siamo. Per lavorare bene in quadrupedia, ok, dobbiamo mettere le mani come si fa nello yoga, quindi le mani in extraversione, appena oltre la linea delle spalle. La colonna deve essere in posizione neutra, quindi io in arco e torno. Usiamo delle mezze armi. Allora, le posizioni precedenti, dove eravamo con la colonna a terra e le gambe sollevate più o meno a 90 gradi, sono altre posture che aiutano molto la distensione della colonna. Nello yoga poi si possono utilizzare anche dei cuscinetti che abbiamo usato noi prima al concimo, delle cose che aiutano realmente a lavorare al meglio. Qui andiamo a flessibilizzare il più possibile, quindi in arco e torno, inspiro in arco, espiro in arco. Nella visione del yoga sono riuscita a creare, anche se c'è un movimento un po' più ampio, però anche qui, ok, andiamo a seguire il discorso per dire in arco e torno, in arco spingo, sollevo, respiro in alto, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, quindi una musica rilassante, una musica che mi piace, lavorare bene. Io oggi non sono riuscita a programmare una musica corretta, perché deve programmare un altro dispositivo che non abbia della musica sottoposta a copyright, che altrimenti è difficoltà a caricare il conoscimento di io. Okay. Inspiro, espiro, esce. Rimaniamo qui, allungo il numero 41, ecco la posizione. Mentre siete in questa posizione, vi posso dire, o fate gli screenshot di questi video, oppure potete, come alcuni mi hanno fatto, ciao Michela, ciao, mi hanno fatto un regalo bellissimo in questi giorni, cioè stamattina, e mi hanno praticamente mandato una foto loro mentre facevano il video. E anche questa va molto bene per avere lo sconto e l'abbonamento in palestra. Tra l'altro, insieme a questo, le ragazze, non solo le donne, che in questo momento sono possibilitate, perché hanno 800 volte in Italia, eccetera, avranno la possibilità di avere anche una valutazione mia, una valutazione di una stamata massa grassa. Non ti preoccupare Rosy, se non sei capace di fare lo screen, fai una foto di te, così le pubblichiamo mentre fai questo video, e lo so che mi trovi lavoro di più lo stesso, anche perché tu hai una massa di persone di cui te. Fate una foto in questo modo e creiamo una specie di challenge ottimo per così pubblicizzare, ma avere anche tante donne che come me e come tantissime altre sono penalizzate da questa brutta quanto buona. Andiamo avanti. Allora, eravamo arrivati, eravate quindi in questa posizione, ok, di allungamento. Andiamo adesso a lavorare con i gomiti, con le mani a terra. Andiamo a sollevare prima di appoggiare, noi abbiamo lavorato il scritto, quindi andiamo a sollevare, spingere dietro, allungo, porto il tallone a terra, se ci riesco, intorno, e allungo, lo facciamo piano,
non riuscite a sollevare, per rimanere ferme, come stamattina lavoriamo su voi, con la mucca in relax completo, ok? Cosa mi state scrivendo? Non di nuovo, ok. Quindi, inspiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Inspiro, espiro, ok, allungo di nuovo, rilascio testa con le spalle, e andiamo a, vi faccio vedere questa parte, andiamo di nuovo a lavorare in tutte le posizioni. Questi esercizi non bastano mai. La cosa importante è che ogni giorno dovete fare 10 minuti, 4 ore di allenamento per cose che vi piacciono di più. Ok? Questa è la cosa fondamentale. Inspiro. Andiamo a sollevare la gamba destra, so se io ovviamente non ci sto dentro, okay. Allora fletto in pressione estendo, piede in pressione dorsale, sollevo le due membre, ok? Fletto, sollevo. Continuate pure con una gamba sola, allora chi di voi non riesce a lavorare con le mani a terra, vi faranno i gomiti, ok? E questi sollevamenti vanno fatti per almeno 8-3-4 volte senza appoggiare. Continuate con le mani, io non posso rispondere durante la diretta, e cercate di lavorare profondamente. Cercate di lavorare profondamente senza mai appoggiare il contenuto del movimento, ok? Pamela, stai facendo tutto? Pamela, stai appoggiando tutto? Stai facendo tutto? Hai già appoggiato? Rispondi, Pamela? Ok. Quindi, stendo, sollevo. Stendo. Tengo e stacco, allungo. Andiamo dall'altra parte, volto a terra, a cui sollevamento, sollevo, allora, tengo, sollevo, tengo, sollevo. Sollevo, rilasso, respiro, ancora 8, 7, 6, e facciamo tutta la serie insieme, 5, 4, 3, 2, 1, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, raccolgo,
Ci mettiamo sempre in plank, quindi sollevo, tengo qualche secondo, appoggio, allungo, immagino che voi dovreste avere le contattere per quanto poi una cosa sulla quale potrei stimolare comodamente. Allora, andiamo a lavorare di nuovo con questa. Il metro più centrale. Prendiamo questa asta, avete visto la posizione, e andiamo a portarla sotto gli avampiedi, sotto le dita dei piedi, vedete? Molto verso l'esterno. E se devo, inspiro. Vento verso l'esterno, traziono bene completamente, in alto, in alto, in alto, in alto, in alto, mentre voi fate, vi vedo il capello se non vi vedo, allungo, traziono, portando il mento nel centro esterno. Ok, se avete utilizzato le mani che questa va bene ugualmente, adesso ci mettiamo in questa posizione. Allora, chiedo che le cipite vostre, tornando a stretto sinistro, porto questa gamba l'avampiede, la pianta del piede appoggiata al cuore del cipite. Io cerco di andare ad allungare, traziono, 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 traziono e torno e di nuovo allungo. Inspiro, sollevo, traziono, 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 traziono e di nuovo allungo. Sollevo, traziono, traziono, vedete l'altro braccio deve arrivare a sopra la linea, della spalla, quindi siamo, non siamo mai chiusi, ma dobbiamo sempre, il lavoro sul piano rigido a bordo tutto, no? Quindi questa didattica è fatta con la cultura completa, inspiro e chiudo, allungo. Nel contempo spingo bene il tempo
ginocchio sulla coscia da poggio, ok? Mentre sono un attimo in questa posizione, cerco di capire Adusi mi sta guardando. Ciao Adusi, ciao Adusi, ciao Cri, ciao Cristina, vivo dalla mia parte. Quindi andremo a fermare questa gamba in flessione, questa, in stretch. Okay, quindi la posizione di superamento è questa. Se non riuscite, distendete le gambe. Appoggio, andiamo a lavorare la colonna anche dalle parti opposte, ricordatevi di respirare profondamente, sempre, 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 anche se questi esercizi ci sono, sempre ci sono gli altri da modificare, eccetera. Magari voi tendete magari a non controllare il respiro, però piano piano in questa settimana approfondiremo questo aspetto in maniera tale da riuscire a lavorare sul respiro e sul gesto contemporaneamente. Chiaro, chi sta facendo con me questi esercizi sa perfettamente cioè sa quello che io voglio, quindi lo fa automaticamente. Le persone ciao Alessia, ciao Ida, le persone invece nuove che si affacciano a questa modalità di lavoro chiaramente dovranno imparare e sicuramente spero che questa settimana serva a farvi capire che si trova il meglio. Anna Mastro Matteo, ciao! Ciao! Quanto tempo che non ti vedo! Ciao, se sei tu, sei l'Anna che veniva da me, sì? Penso di sì, non vedo dalla cucina. Allora, andiamo a controllare di nuovo. Inspiro. Senti troppo. Inspiro. Allungo, inspiro, allungo, 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 ok, prendiamo di nuovo la nostra asta. Pamela, prendi l'asta. Ok? Allora, ci mettiamo comodi. Quindi cercherete di tenere una postura, come vi ho insegnato, corretta. Ok? E cercheremo di spingere in avanti il bacino e di tenere questa posizione. Ok? Scendiamo leggermente con i gomiti. Vado appena oltre la linea del tronco, sollevo, inspiro e contraggo, per cui il diaframma, stavolta vado di cuore il diaframma, contraggo, spingo verso il basso, contraggo, questo va fatto con la postura corretta, perché io so che non ho una postura ottima, però se siete gobbi, come quando si allenano i bicipiti da gobbi, ok? Anche no, prima c'è tutta un'altra cosa che bisogna fare, ok? Tengo la posizione, respirando, spero che venga questa posizione. Concentro, respiro e descrivo, vedete le mie oscillazioni qui. Vedete che l'avambraccio deve essere assolutamente in linea con l'altro, parallelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, stop. Allungo,
prendo gli avanti e mento verso l'esterno. Il mento in direzione dell'esterno, rilassandovi completamente, arrivando fino al desiderio. Ok? Tutte queste sequenze, allora, chiaramente io le ho fatte al minimo indispensabile, diciamo che era al minimo indispensabile, in maniera tale che voi potete rifare la sequenza subito, aumentando le ripetizioni, su una musica più veloce. Potete anche scrivere la sequenza, quindi divertirvi a poterla riproporre con un ritmo diverso, e in questo modo riuscite ad allenarvi in maniera più consistente, insomma, se volete aumentare il ritmo. Perché vedo che ci sono tantissime persone che non vedono un po', che però stanno facendo. Quindi provate tutta la sequenza, vedete come vi trovate. Io sono molto più brava, come sempre, rispetto a tanti anni fa, come dite quanti. Quindi sicuramente, ciao Marina, sicuramente potete trovarvi in una buona condizione di allenamento. Questo è un lavoro fatto di mobilità, di capacità, allenamento con capacità non ancora proprio effettiva, non abbiamo un disequilibrio, però insomma un buon controllo del proprio corpo, un buon stretching. Direi che facciamo una pausa di qualche minuto, okay? E proviamo a fare un lavoro invece che è un cross cardio profondo, sicuramente non può essere, perché nel caso riproporlo da sola un po' triste perché non li vedo, però cerchiamo di fare un lavoro di tono abbastanza profondo, ok? Un lavoro di tonificazione profonda, utilizzando anche dei pesi che a casa potete sostituire con delle bottiglie d'acqua, per esempio, ok? Un allenamento abbastanza completo, se volete. Allora, io direi che ci vediamo tra qualche minuto, se volete fare una lezione di attacchi che frescare facendo il farmaco, con successivamente dello stretching, ok? Quindi ci vediamo tra una decina di minuti e a prestissimo. Spero che vi siate divertiti e che abbiate rilassato soprattutto la colonna vertebrale, stimolando un po' la zona. Quindi ci vediamo tra poco. Ciao Pamela.